Trovati a questo nuovo appuntamento di Divisioni Romane, che ha l'intento proprio di aprire il dibattito, è un dibattito a più voci sul futuro dell'architettura contemporanea della capitale, attraverso delle conversazioni che vedranno coinvolti una serie di figure, pubbliche, anche lontane dal mondo dell'architettura come professione, ma legate in modi diversi alla città di Roma. E abbiamo oggi il piacere di ospitare Giampiero Massolo, diplomatico italiano, attualmente presidente di Fincantieri e presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera. E con noi al solito architetto e professore della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma Sapienza, Alfonso Giancotti. Buonasera e grazie ancora e sempre per l'invito. Il cofondatore dello studio Tari Architect, che sta appunto anche organizzando una mostra che si aprirà in autunno su alcune idee progettuali su luoghi intoccabili di Roma, Marco Tanzilli. E Buonasera. insieme a noi oggi c'è anche Onorato Di Manno, parte del Giovane Studio di Architettura SET, vincitore dello Young Architect, Italian Architect 2018, che pone la semplicità come chiave del proprio processo creativo in risposta alla complessità del programma e dei contesti nei quali opera. Buonasera, onorato. Buonasera, grazie dell'invito. E ci piacerebbe cominciare proprio questa conversazione con una domanda al nostro ospite Giampiero Massolo, che essendo funzionario diplomatico italiano ha vissuto Roma come sede istituzionale e centro della propria attività. E vorremmo chiederle cosa rappresenta per lei oggi Roma? Ma fermo restando che io da non romano mi considero un romano di adozione perché vivo a Roma da moltissimi anni, con Roma sono legati i miei ricordi professionali, di amicizia, emotivi della mia famiglia e tutto quanto normalmente costituisce l'identità di una persona. Io credo che Roma sia un asset per l'Italia nel mondo globale. Roma non può non essere considerata una città globale. Devo dire, ricordo spesso un episodio quando qualche anno fa andai a trovare un sindaco di Roma, il quale mi disse: "Beh, se lei è un diplomatico, conto sul suo aiuto per accentuare la dimensione mediterranea di Roma." E io gli dissi: "Caro sindaco, lei dovrebbe contare sul mio aiuto per accentuare l'immagine globale di Roma. Roma non è Tunisi, non è limitata al Mediterraneo." Ci rimase un po' male, poi in realtà durante il suo mandato non fece né la mediterraneità né tantomeno la mondialità, ma comunque io ci avevo perlomeno provato. Dicevo che è comunque una componente della globalità, ma basti pensare che non solo è capitale di un importante paese europeo, non solo c'è la Chiesa Cattolica, ma sicuramente, ad esempio, uno dei maggiori patrimoni storici, artistici, culturali del mondo, il network di accademie culturali maggiore del mondo, ha tre corpi diplomatici presso lo Stato italiano, presso le organizzazioni internazionali dell'ONU, FAO/IFA e quant'altro, presso la Santa Sede. C'è però un qualcosa che frena questo sviluppo ed è un qualcosa che ha a che fare con l'identità nazionale, cioè noi abbiamo un asset formidabile per l'Italia del mondo globale, ma siamo un po' forse anche i primi ad avere qualche esitazione a riconoscere a Roma lo status di capitale. Allora io a me piacerebbe, ecco, da questo punto di vista, che si aprisse un dibattito su cosa vuole essere, cosa deve essere la capitale dell'Italia. Forse aiuterebbe non solo a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, uscendo da una narrativa francamente tutta negativa, ma anche a ritrovare un po' di identità nazionale. Quello che stiamo facendo proprio con queste conversazioni è ritrovare anche un po' in noi quella centralità architettonica che ha avuto Roma nella storia e che speriamo possa avere anche in futuro. Passerei la parola al professore Giancotti. Allora, ancora buonasera. Io volevo avviare una riflessione, insomma, nei tempi che ci sono consentiti, ovviamente un po' sulla base di quella che è la sua ultima esperienza, no? Come dire, nella presidenza di Fincantieri. Quindi, riflettendo sul fatto che, diciamo, nel nostro paese, ma anche e soprattutto nella città di Roma, diciamo, a partire dalla ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale, c'è stata una straordinaria sinergia tra
il mondo delle proprietà, e come dire, ha di fatto generato l'immagine della Roma moderna, producendo una elevatissima qualità diffusa, no? Cioè, sembrava, insomma, ci fosse nessuna contrapposizione, ma un solo unico obiettivo, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Anche, come dire, la stessa committenza, nuova borghesia che veniva avanti in quegli anni, sembrava una sola cosa nell'identificare i propri ideali con quello del progettista e con quello delle costruzioni, diciamo, del realizzatore del progetto. Perché, insomma, invece adesso ho la netta sensazione che questa sinergia sia sempre più difficile da recuperare e da attuare. Non so se lei è della stessa opinione, insomma, e se come pensa che questo processo sinergico, quali potrebbero essere le condizioni per rinnescare questo che poi è un sano rapporto, ma un rapporto sano, come dire, sin dai tempi, come dire, dell'antica Grecia. Certo. Ma indubbiamente quello del rapporto fra costruttori e architetti è un'alleanza, un patto che va rifondato, nel senso che i tempi che lei ricorda, professore, erano dei tempi straordinari, eccezionali, lo erano nel bene e nel male. Basti pensare all'esigenza nuova di dover far fronte nel breve volgere di un secolo aveva un aumento di 1400% della popolazione di Roma, che passò dai 200.000 abitanti del 1870 ai 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 8 del 1970. Quindi, insomma, è stato un rush difficilmente riproducibile nella storia. Io credo che al mondo d'oggi l'alleanza va rifondata, perché oggettivamente si tratta, come lei ricordava, di due dimensioni affini. Forse va mirata, e cioè va affinata su alcuni settori cardine che secondo me dovrebbero essere essenzialmente collegati con la rigenerazione urbana, con quello che Piano chiama il rammendo urbano, la riqualificazione dei quartieri, cioè in qualche modo tutto quello che consente di uscire da una condizione di disordine e di degrado, perché questo renderebbe un'alleanza di questo genere anche appetibile, fruibile, sia agli occhi dell'opinione pubblica sia agli occhi delle autorità, le quali forse si potrebbero anche dare una piccola mossa, come vedessero che dal basso c'è una spinta. No, è vero, anche perché, insomma, si ha un po' la percezione che, come dire, questi due mondi, come dire, si tollerino a fatica, no? Quindi, come dire, tanto adesso, senza parlare ovviamente di casi, lei ha citato Renzo Piano, insomma, quindi è un caso eccezionale, però, come dire, nell'ordinario si ha questa percezione di una, come dire, reciproca diffidenza, no? Che invece è, come dire, è il presupposto ideale perché una mossa non si dia. No, grazie mille. Passo la parola allora al giovane studio di architettura onorato. Grazie. Allora, io volevo porre l'attenzione sul tema delle tempistiche dell'architettura. Come diciamo, molti sappiamo, forse anche non addetti ai lavori, oggi in Italia per realizzare opere di architettura, piccole o grandi che siano, ci sono dei tempi, delle tempistiche molto lunghe. Faccio un esempio, a Roma per realizzare la nuvola di Fuxa si sono voluti 18 anni dal progetto alla sua inaugurazione. Ci sono opere che addirittura non vedono mai la luce, come le vele di Calatrava, che sono state iniziate e mai concluse. Questo è un problema molto grave perché, per diversi motivi, ma soprattutto per il fatto che il progetto, da quando viene concepito a quando viene realizzato, vede trascorrere un lasso di tempo troppo grande che porta quell'opera ad essere obsoleta nel momento in cui viene inaugurata. È una cosa veramente assurda. La mia domanda quindi era, lei, essendo presidente di Fincantieri, diciamo società che sta gestendo la realizzazione del ponte di Genova, disegnato da Piano, che lei citava prima, sta realizzando quest'opera in tempi record per l'Italia. Questo quindi dimostra che anche in Italia è possibile realizzare opere importanti di grande dimensione in breve tempo. Quindi, la mia domanda è: quali sono le condizioni affinché questo possa essere possibile?
Ma intanto appunto citavo, come lei dice prima, Renzo Piano, perché Renzo Piano è stato l'attento, accorto, vigile, presentissimo progettista del ponte di Genova, vedremo come si chiamerà, e è stata la sua presenza in cantiere e parliamo, credo, di un monumento dell'architettura mondiale, è stata cristiana, direi addirittura. Ha seguito il lavoro dei tecnici, anche a volte suscitando qualche reazione dei tecnici, per quanto dettagliata era la sua presenza, per quanto, come dire, continuano le sue osservazioni. Ma noi di Fincantieri ci abbiamo un vanto, nel senso che ci viene dal dover lavorare con dei clienti noiosissimi e esigentissimi che sono i grandi armatori mondiali, i grandi armatori delle navi da crociera, che è gente che se tu sgarri di 24 ore la consegna di una nave che loro si sono già venduta ai croceristi tutta intera e sono 5.000 passeggeri talvolta, devi sopportare delle penali pesantissime. E noi proprio aziendalmente nel nostro DNA siamo abituati a lavorare, come si dice, on time and on budget, quindi non ammettiamo. E questa è una cultura che abbiamo portato anche nella realizzazione del Ponte di Genova ed è, credo, la premessa per qualsiasi azienda. È anzitutto un'assunzione di responsabilità soggettiva, diciamo così, che deve essere fatta. Poi le procedure. Certo, nel caso di Genova, noi abbiamo avuto, come dice il sindaco di Genova, che era commissario, che è commissario dell'opera, dice: beh, io non ho avuto delle grandi agevolazioni, ho avuto la possibilità di applicare le procedure europee piuttosto che il codice degli appalti. Allora, questo cosa mi dice? Mi dice due cose: che se ci sono delle procedure in Europa, non si vede per quale ragione bisogna in Italia aggravarle ulteriormente, quindi mi dice che intanto va rivisto con una certa urgenza il codice degli appalti. La risposta è ovvia, cioè in Italia c'è una dose di, a virgolette, criminalità organizzata, chiudo virgolette, che rende necessario un extra di controlli, un supplemento. Io credo che bisogna dare fiducia alle imprese, cioè le imprese vanno controllate, ma non va impedito alle imprese di svolgere il proprio lavoro, vanno casomai controllate e represse con molta severità se dopo il lavoro subentra qualche cosa o ci si accorge che c'è qualche cosa che non va. Quindi deve essere un controllo severissimo, ma a posteriori. Prima le imprese devono essere libere di andare, altrimenti vivremo in un regime di ponti di Genova, vale a dire in un regime in qualche modo eccezionale. Io non credo che alla lunga in nessun paese ci possa reggere un regime di procedure eccezionali. Non è questa l'efficienza. Quindi bisogna essere equilibrati, la pubblica amministrazione deve trovare i markers e i parametri necessari, le aziende devono essere coscienziose dell'esecuzione dei propri lavori. Se le procedure diventano più user friendly, si potranno, di ponti di Genova se ne potranno costruire più uno. E la vocazione alle opere infrastrutturali di Fincantieri non nasce con il ponte di Genova, era preesistente. Grazie. E ci auguriamo che questo possa essere applicato a molti altri cantieri in futuro in Italia, perché Anch'io. sicuramente ce n'è bisogno. Speriamo. Marco? Sì, no, io volevo tornare invece su Roma e in particolare sul tema dell'innovazione, perché comunque, come sappiamo, Roma è sempre stata, soprattutto in ambito architettonico, all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione artistica e architettonica, ma questo non solo nel Rinascimento, ma fino anche negli anni 40, 50, 60. Poi a un certo punto però si è deciso in qualche modo che conservare era, se vogliamo, più importante di continuare un processo o come dire, di sviluppo. E quindi a un certo punto adesso abbiamo questa città che di fatto è bloccata sotto tantissimi punti di vista. E quindi da qui la mia domanda, lei che comunque lavora in un settore, è presidente di Fincantieri e lavora in un settore dove la ricerca e sviluppo penso che siano fondamentali, siano degli aspetti principali,
E secondo lei come è possibile farli convivere comunque con la conservazione che ovviamente è giusto che Roma abbia per quanto riguarda le opere principali e più importanti che sono presenti sul nostro territorio, però al tempo stesso come è possibile far convivere anche della nuova architettura nel nostro caso, ma in generale proprio ho una, diciamo, una visione di sviluppo sulla città? Io credo che qui la parola chiave sia la parola fruibilità, cioè vale per Roma quello che io credo vale per l'Italia in quanto tale, cioè noi siamo campioni mondiali, qualcuno dice con un'espressione che ho sempre trovato buffa, una superpotenza culturale, sì, proprio questo patrimonio culturale poi ne facciamo una gestione puramente contemplativa, seppure contemplativa, cioè non lo mettiamo in qualche modo a profitto. Allora non parlo dell'industria delle opere d'arte, del far pagare i biglietti, di mettere il patrimonio culturale nel circuito del turismo e così via, ma anche questo, cioè, se ne potrebbe parlare a lungo, ma in modo particolare per Roma io credo che Roma debba puntare sull'esigenza, sulla domanda di bellezza che c'è nel mondo e quindi far mettere a profitto i propri asset strategici, i propri asset culturali e archeologici e quant'altro, artistici, proprio come assicurandone la fruibilità. Non c'è nulla di peggio che avere un grande patrimonio e tenerlo nell'armadio, no? Allora se io devo fare una metropolitana, preferirei farla sulla base, per esempio, di quello che è la fermata della metro C di San Giovanni, no? E cioè c'è una valorizzazione del patrimonio e c'è una fruibilità del patrimonio accoppiata con un servizio alla cittadinanza. Ecco, io credo che questo sia un modello che si può replicare, no? Mentre invece se apro, vedo che c'è qualcosa e richiudo, non avrò la metropolitana, non avrò la fruibilità, attirerò meno turismo nella capitale. Credo è un modo sbagliato, non solo per gli sventramenti, ma per la messa a vantaggio, ad asset del patrimonio artistico e culturale, sicuramente sì. Scusa, intervengo, questa citazione di San Giovanni per me è un onore, visto che abbiamo fatto noi come università tutta la sistemazione. Con tanta fatica, almeno qualcuno che se ne si accorge. Si può fare, no? Sì, no, è stata una delle pochissime volte nelle quali l'università è messa in condizione di operare, però questa cosa riempie molto d'orgoglio, anche perché adesso si rivolge all'università perché costano molto poco. No. Non so se Marco, se posso... Sì, vai. Sì, no, volevo riallacciarmi a quello che avevamo detto... Marco, onorato precedendomi, sempre ritornando su questo rapporto tra innovazione e tradizione, anche un po' ripensando a questa, interpreto questa sua ultima affermazione con un invito a ricostruire in qualche modo un nuovo umanesimo, no? Dove, perché riflettevo sul fatto, sempre insomma, anche un po' vedendo anche come si sta ampliando l'attività di sperimentazione nel settore dell'edilizia, diciamo, di Fincantieri, che in qualche modo è andata oltre, no? la del tradizionale, come dire, spazio nautico. Ma perché nella realtà, poi alla fine, nel nostro paese, sempre a partire dagli anni 60, il rapporto tra industrializzazione e mondo della progettazione, al di là della produzione vera e propria, è stato un rapporto che ha permesso proprio di fare passi da gigante, dallo stesso Renzo Piano, in qualche modo, che lei ha citato con orgoglio nazionale, però a tutta la sua produzione iniziale ha legato proprio a un rapporto stretto, diretto, strettissimo con il mondo dell'industrializzazione. No? Insomma, se non avesse avuto quel rapporto, quella figuratività del Bob Burger non avrebbe mai potuto essere raggiunta. Nella realtà questa reciproca fiducia, come nel settore delle costruzioni, si è un po' dissolta negli ultimi anni. E anche legandomi a quello che le dice, ricordando alle imprese, ho come la sensazione che poi nella realtà i veri industriali, nel senso con il quale siamo stati noi abituati ad apprezzarli, insomma,
me, insomma, nell'ambito dell'architettura, io penso ad Olivetti, no? Cioè tutte persone che di fatto poi hanno fatto la fortuna della crescita di molti architetti, sembrano, come dire, abbiano rivolto le attenzioni da altre parti, soprattutto nel caso romano, non so se lei è d'accordo, però ormai le imprese, coloro che lavorano sull'industrializzazione hanno spostato molto la loro attenzione sulla finanza, cioè sono più degli sviluppatori. E questo secondo me in qualche modo frena, no, questa, la ricostruzione di questa atmosfera alla quale lei giustamente faceva riferimento. Non so lei che ne pensa. Ma dunque comincio con un micro esempio, che è quello delle navi da crociera, nel senso che le navi da crociera sono nate con degli allestimenti sia, diciamo, del contenitore, quindi della nave stessa, sia del contenuto e quindi degli allestimenti interni assolutamente massificati, no? Insomma, sembrava di entrare in quei quartieri dormitorio provincia nel suburbio di Parigi degli anni, costruiti massivamente negli anni 90 e così via. E pian piano si è sviluppata una cointeressenza tra l'armatore, che per l'appunto deve vendere il prodotto, ai croceristi, dei croceristi che sono diventati via via sempre più esigenti, e del costruttore, che nella fattispecie è Fincantieri, quindi nella fornitura, che è anche una sfida industriale per l'appunto, di un prodotto che sia non solo funzionale, ma possibilmente bello e funzionale, con risultato che non c'è oggi una nave da crociera uguale alle altre, non c'è oggi un interno di una nave di crociera massificato come prima, sono tutti diversi. Poi lì è una questione ovviamente così come in una città ci sono i quartieri di un certo tipo e i quartieri di un altro, quindi ci sono le navi di un certo tipo e le navi di un altro, ma ciò di meno sono una differente dall'altra. Ecco, io credo che bisogna trovare una cointeressenza, no? Nel senso che, cioè, bisogna ritrovare una cointeressenza fra l'industria, che quindi mette il contenuto, e la forma, il contenitore. E questo forse può passare attraverso una maggiore attenzione a quella che è un'esigenza che ci viene dall'opinione pubblica. Le opinioni pubbliche vogliono crescentemente vivere, poi sono spesso disattese in questa aspirazione, ma in città che siano ad un tempo sostenibili sul piano ambientale, inclusive dal punto di vista sociale e, se vogliamo, democratiche dal punto di vista della partecipazione. Questa è la sfida, cioè se l'industria e la responsabilità sociale, io credo che un passo avanti si potrebbe fare, no? Concordo. Beh, sicuramente questa, diciamo, connessione che c'è stato tra l'industria e il mondo della professione lo possiamo riscontrare, ad esempio, nel grande design italiano, che dagli anni 60, 70, 80 ha prodotto non solo delle icone, ma proprio un settore industriale che ancora oggi fa vivere l'Italia e dà molte opportunità. Quindi sicuramente ritrovare questa, diciamo, sinergia è fondamentale. E passerei la parola a Onorato, che si è bloccato. Che si è bloccato. Sì, no, infatti, gli anni 60, che sono stati un momento di grande sviluppo industriale, tecnologico, creativo dell'Italia. Molte delle cose più innovative del nostro paese sono state fatte in quegli anni. C'era uno spirito di cosa che oggi invece sembra essersi un po' perso. Diciamo che si ha oggi la sensazione, prima italiano, che oggi in Italia tutto sia un po' immobile, mentre guardiamo altre città europee del mondo che sembrano correre diciamo velocissimi. Mi sentiamo un po' scatti. Cercando appunto. Mi sentite a scatti? Sì. Ah, scusate. Provo a ripetere, diciamo, il concetto, sì. Se mi sentite. Sì, sì, ora meglio sì. Adesso. Allora, diciamo, quello che dicevo è che
bisognerebbe ritrovare quello spirito di innovazione e voglia di mettersi in gioco che negli anni 60 in cui sono state realizzate alcune delle innovazioni tecnologiche, che diciamo di questa sensazione di voglia di mettersi in gioco e di crescere, di sviluppo del nostro paese sembra oggi essersi un po' perso, e la sensazione che si ha da architetto, ma anche da cittadino italiano, è quella di una sorta di stato di come dire, si ha una percezione di calma piatta, quindi nelle altre città europee del mondo sembra che tutto si muove a ritmo, un grande sviluppo tecnologico delle scusa Marato, magari si lega al fatto. Scusa, continuate a non sentirmi? Sì, magari faccio io un riassunto, perché diciamo la domanda è molto interessante e riguarda proprio il rapporto che c'è tra Roma e quello che sono le città che sicuramente lei ha vissuto, in quanto ha vissuto molto all'estero, che è in cui vediamo in cui l'innovazione e la ricerca porta grande, grande progresso e grande velocità nelle trasformazioni. E quindi per ritrovare anche una delle dinamiche socioculturali che si legano al, diciamo, allo sviluppo architettonico, quali sono i modelli da seguire per uno sviluppo anche su Roma? Okay, Roma, da questo punto di vista, è un esempio un po' curioso, no? Cioè a Roma si viene almeno una volta nella vita, ma quasi mai si torna. Nel senso che qualcuno, sì, magari è più amante dell'architettura classica piuttosto che delle chiese barocche, eccetera, eccetera, ma in linea di massima, mentre qualcuno che vuol fare un investimento immobiliare all'estero si compra casa a Parigi o a Londra, ora anche a Berlino, a Roma no, nel senso che a Roma vieni, fai un po' di mordi e fuggi, secondo le tue possibilità trovi un alloggio a un variabile numero di stelle e guardi, vedi e te ne ridai. Questo io credo che al di là di molte altre cause, ne dico una banale, cioè per esempio la connettività, tanto per fare un esempio, o i mezzi pubblici, la circolazione, ma insomma qui andiamo nel banale. Io credo che quello che realmente manca è un po' il senso di un compattamento intorno ad un grande progetto, ad una grande visione. Quello che è stato per Londra e per Parigi i Giochi Olimpici, per Berlino l'idea di ricostruire la grande capitale unita della Germania. E questo a Roma è mancato, straordinariamente mancato. Sarà che è da tempo, forse dai tempi, forse dal giubileo del 2000, che noi non ci raduniamo intorno a un progetto. La cittadinanza è sufficientemente scettica da avere dei dubbi che una cosa di questo genere possa mai esserci, e quindi non lo chiede. I governi di Roma che si sono succeduti non lo offrono, e queste sono veramente delle opportunità buttate, diciamo così, mentre invece credo che Roma ben si presterebbe, e credo che farebbe un gran bene a Roma una cosa di questo genere. Roma, quando è stata ritirata la nostra domanda per le Olimpiadi, personalmente mi è dispiaciuto. No, chiarissimo, ma in realtà è proprio questo discorso che sta facendo lei, che in qualche modo Roma di fatto è una sorta di grande museo a cielo aperto, no? Dove appunto uno viene, lo vede, torna poi nella propria città e probabilmente non ritorna più a vederlo, perché appunto non c'è neanche niente di nuovo da venire a vedere, no? Oh, vabbè che è talmente grande che ovviamente ogni volta che si viene a Roma si vede qualcosa di nuovo, però tendenzialmente questo discorso che non c'è un progetto che in qualche modo catalizzi poi l'aspetto appunto storico di Roma
Io sono d'accordissimo, però secondo lei, oltre il discorso delle Olimpiadi, oggi cosa potrebbe fare Roma per poter insomma riuscire a riunirsi, come ha detto, come fu per il Giubileo nel 2000, a riunirsi insomma e trovare una forza, una spinta unitaria? Un progetto di rinascita, ad esempio. Cioè proprio un vero e proprio progetto di rinascita che accomuni i cittadini verso, come posso dire, verso un lavoro centripeto e non centrifugo, che riguardi per l'appunto, a cominciare dalle cose semplici. Faccio un esempio. C'è questa possibilità per i cittadini di una piazza che abitano, per esempio, intorno a una piazza o una via dove c'è del degrado, di presentare un progetto autofinanziato, approvarlo e mettere a bando dei lavori per poi ricostruire. Qui al centro, dove io vivo da tanti anni, qualcosa di questo genere è stato fatto. È stato fatto perché c'è stata la possibilità, c'è stata un'iniziativa personale contro il degrado, c'è stata, diciamo in qualche modo, l'idea che il risultato si possa ottenere. No? Se noi moltiplicassimo questo su di una scala più ampia, per esempio con delle parole chiave, che sono appunto la parola arredo urbano, la parola rifiuti, la parola buche, la parola connettività, ma e così via, forse intorno a questo progetto, parola dopo parola, si potrebbe riuscire a mobilitare i cittadini e dunque le autorità comunali. Perché fino a che il cittadino non diventa esigente, fino a che il cittadino si limita a borbottare, difficilmente l'autorità pubblica si muove, no? Cioè dovrebbe essere straordinariamente illuminata. No, chiaro. Vabbè, il fatto è che qui a Roma siamo sempre un po' tutti rugantino, no? Quindi è difficile riuscire a fare comunità, però certo, come dice lei, giustamente su dei temi bisogna cominciare a essere esigenti, ecco. Sicuramente è una cosa che è successa a Milano o negli ultimi anni, è stata anche questa, insomma, la cittadinanza ha decisamente trovato un'unione, no? Sotto tante iniziative architettoniche, parlo di City Life, ma di tante altre operazioni che ci sono state a Milano, da Expo, eccetera. Però vabbè, io allora sposto in realtà un'altra domanda su un'altra tematica, che è quella in realtà ambientale. So che qui il professor Giancotti sulle tematiche ambientali è sempre un po' restio, no? Alfonso, No, ci tengo a dire, non sono restio, credo che su queste cose si faccia tantissima retorica, come dire, e poi nella realtà, no, non si affronti mai. Io, come dire, ironizzo sempre, insomma, tutti gli architetti che studiamo alla fine erano molto attenti, sostenibili. La sostenibilità poi alla fine, come dire, è un'attenzione agli elementi naturali che dovremmo mettere a prescindere da normative e di leggi. Quindi si è creata questa nuova scienza che però di fatto, come dire, se poi uno stringe, significa tornare ad acquistare un po' più di normale sensibilità verso determinate cose. No, quindi non era... Allora, no, questa cosa... però siccome c'è una tendenza degli studenti, sempre che dicono, no, professore, io vorrei fare un progetto stavolta assolutamente sostenibile. Allora, guarda, se lei fa un progetto fatto bene, è già diverso e sostenibile. Non è che c'è bisogno di appendere, come dire, no? Perché poi tutto si traduce, prendendoli sempre in giro, come dire, che, no, che lo schemetto che è reperibile su internet, che va in bagno, scarica, l'acqua scende, irrora. No, forse diciamo mi piacerebbe lavorare in una direzione un po' più querica. Detto questo, Marco, mi sembra dire, scusate se non pedita, ovviamente, quindi puoi continuare. No, vabbè, sì, quindi diciamo che gli aspetti comunque, ora a prescindere da questa affermazione, però tendenzialmente gli aspetti della sostenibilità ambientale oggi sono fondamentali. Vediamo tutti che di fatto il cambiamento climatico che è in atto
cosa sta portando a livello globale, ora senza trasformarci in Greta Thunberg, però tendenzialmente i danni che si stanno avendo sono sotto gli occhi di tutti. Questo poi, diciamo, sono tematiche che sono applicabili su qualsiasi settore, tanto nell'edilizia e in architettura, quanto poi anche quello, o in quello navale, quindi comunque sono argomenti che veramente sono orizzontali e trasversali. Diciamo, poi in realtà studiando prima di questa talk ho visto che nell'immensità della sua carriera, di tutto quello che ha fatto in passato eccetera, ha avuto anche delle cariche a livello europeo, se non sbaglio negli anni, fine anni 80, come proprio per le tematiche ambientali e energetiche, quindi comunque ha competenza anche in questo fondamentalmente. E quindi mi chiedevo se secondo lei sotto questi punti di vista Roma ad oggi sta facendo abbastanza e che cosa si aspetta per il futuro su Roma per quanto riguarda l'ambiente. Intanto quelle esperienze europee c'era Muccio Scevola, presidente della Commissione europea, quindi no, a fondo ormai tantissimi anni fa, effettivamente, no, erano gli albori di quella che era, che poi è diventata una vera e propria politica europea dal punto di vista ambientale, con i regolamenti per le emissioni delle automobili, delle moto, dei grandi impianti, insomma tutto quello che è oggi tutta la messe di regolamenti europei e la partecipazione dell'Europa, per esempio a Convenzione di Parigi e quant'altro. Però quelli erano appunto tempi eroici. Il ministero si chiamava neanche ancora Ministero dell'Ambiente, ma era un ministero, si chiamava dell'Ecologia, ed era un ministero presso la Presidenza del Consiglio, non aveva neanche il portafoglio, insomma, veramente parlo di tantissimi anni fa. Ma dunque, diciamo che sul piano proprio internazionale, per l'appunto, diciamo l'estensione del territorio mondiale occupata dalle grandi città è il 2%. Il contributo in negativo alle emissioni di gas serra da parte delle grandi città è il 60%. Il 55% della popolazione vive nel 2% di territorio rappresentato dalle grandi città e i 2/3 dei rifiuti vengono prodotti dalle grandi città. Dunque noi dovremmo concludere che le grandi città sono insostenibili, no? E che anzi, c'è un dibattito internazionale molto intenso su questo, cioè quanto dense, quale sarebbe la densità ottimale delle città proprio per far sì di creare un rapporto migliore fra l'esiguità del territorio occupato e il tasso di nocività che da questi grandi agglomerati urbani viene fuori. E noi forse talvolta ci dimentichiamo che Roma è piazzata benissimo da questo punto di vista, bisognerebbe fare leva, cioè Roma, e me lo disse una volta un vice sindaco, io rimasi assolutamente basito, è sostanzialmente il comune agricolo più grande d'Europa, cioè noi ci abbiamo nello spazio romano, abbiamo degli spazi di verde, degli spazi che, agricoli, di terreni agricoli, che è una cosa pazzesca, diciamo così, enorme. Perché non cominciare a fare leva su questo? No? Cioè, questo è un altro di quei temi per proprio quello della sostenibilità nei fatti, non nella sostenibilità dei progetti che vengono presentati al professor Giancotti, che giustamente dice basta che me lo fai bene, deve essere sostenibile per forza, non è che devi dichiarare la sostenibilità, perché invece la città si gioverebbe di nuovo dalla messa a regime, dalla messa ad asset, a fruibilità anche di questa, di questo polmone che possiede. Anche qui lo sanno in pochi, non c'è la percezione, devi proprio vivere alla Caffarella per riuscire ad averne un po' minimo di percezione. Perché? Certo. Forse no, mi lego... sarebbe... Allora, scusa, no, vai. No, mi lego a questo discorso. In realtà, mentre parlavo, mi è venuto in mente queste teorie contemporanee di alcuni architetti, tra cui Colas in primis, ma poi anche
ultimamente ne hanno parlato spesso sia Fuxas che Boeri del ritornare a vivere in campagna, nei borghi abbandonati, che adesso ormai sono la maggior parte in Italia dei piccoli borghi sono spopolati, no? E questo in realtà è un tema uscito anche nella talk fatta insieme a Mogol, che lui di fatto già 25-28 anni fa fece questa scelta di vivere lontano. In realtà poi lui diceva, alla fine io abito, è vero, abito in campagna, però col treno ci metto un'ora ad arrivare a Termini, e alla fine un abitante di Roma, della periferia di Roma, per arrivare in centro a Termini ci mette comunque un'ora. Quindi poi di fatto aveva tutte le convenienze del vivere in campagna e poi di riuscire a vivere la città nel centro, eccetera. Lei che cosa pensa sotto questo punto di vista, cioè del tornare a vivere nei piccoli borghi? A questo punto, dopo quello che stava dicendo, in qualche modo lei è favorevole, no? Beh, dunque, io lo farei se questo trend fosse accompagnato da un trend parallelo, che è quello delle infrastrutture, nel senso che nel momento in cui io faccio una scelta di decentramento, devo essere accompagnato nella mia scelta da infrastrutture che mi rendano sostenibile farla, no? Perché se poi mi trovo nell'imbuto senza un treno, contrariamente a Mogol, e in un imbuto che mi fa mettere 2 ore per entrare dalla città di Roma, beh, a quel punto non lo faccio più, no? Quindi deve essere sostenibile anche il trend dell'uscita, non solo il trend della permanenza. Chiaro. No, io volevo dire una cosa, insomma, mi sembra che un tema interessante che sia emerso oggi, non so, provo a dire se ho letto bene, è che forse c'è una, in questo paese, credo anche nella città di Roma, una cosa sulla quale rifletto da tempo, ci sia la necessità un po' di una programmazione che abbia un rapporto diverso con il tempo rispetto a quello che ha avuto fino adesso. Cioè, credo che forse ci sia un eccessivo desiderio di visibilità e di ottenimento di risultati, no? Nell'arco di un tempo che, a seconda delle diverse cariche, si chiude con il mandato elettorale. E questo per l'architettura penso che sia, come dire, un grave problema, perché al di là che gli effetti, poi citiamo sempre queste architetture incompiute, come dire, questi frammenti di, no, di processi di modernizzazione fallimentari. Però, insomma, io cito sempre, scherzando, il fatto che anche Leonardo da Vinci, quando, come dire, gli Sforza gli hanno chiesto di pensare, ha detto no, ho bisogno di tempo per ragionare su Milano, no? Quindi, voglio dire, probabilmente questa frenesia di ottenere visibilità e risultati in termini riconchiusi, ricompresi in un mandato di carica, avere forse il coraggio, non lo so, di accettare l'ipotesi che, come dire, l'esito di quanto abbiamo programmato, poi, come dire, il nastro taglierà un altro, non penso che sia la fine del mondo, però forse questa è una cosa che noto abbia, insomma, sia un grande freno, non so, voglio dire. Sicuramente. Sicuramente, nel senso che diciamo che nel nostro paese, non solo nel nostro paese, cioè, diciamo, nel nostro paese in modo particolare, il principio della continuità dell'amministrazione è abbastanza sconosciuto, no? Cioè, nel senso che l'amministrazione continua indipendentemente da chi pro tempore la incarna. E purtroppo questo è vero, cioè questa serie di sprints, no? Che le giunte o in generale le assemblee elettive, dunque i governi e così via, locali, nazionali, hanno, indubbiamente non giova ai progetti di lungo periodo, e anche questo è un fatto di maturità, no? Nel senso che invece non dovrebbe essere influente o influire meno di quanto in realtà non finisca per influire. Ma mi sembra maturità la parola molto giusta, pertinente. Lascio la parola a Marco, che è l'uomo delle nostre conclusioni. Lei prima ha parlato proprio di un progetto di rinascita che c'è bisogno su Roma. E forse il primo passo per un progetto è avere una visione comune. E queste conversazioni si chiamano appunto visioni romane, perché cerchiamo, con esponenti che sono al di fuori del mondo dell'architettura, di creare una visione per Roma.
Prima abbiamo parlato dello sviluppo che ha avuto Roma, anche positivo, della sinergia tra industriali, tra innovazione, tecnici che ha avuto negli anni 50-60, ma già un ex sindaco e storico dell'arte, Giulio Carlo Argan, fine negli anni 70, definiva Roma una città interrotta perché si era cessato di immaginarla in qualche modo. E quindi vorremmo chiederle a lei proprio una visione su Roma da qui al futuro. Quali passi ci sono da prendere? Cosa ci si deve aspettare da questa città? Ma io credo che sia la condizione fondamentale. Cioè la condizione è che Roma, governati e governanti, riesca finalmente a immaginare se stessa, no? Quindi riesca a definire le priorità nella conoscenza, nel turismo, nel verde, nell'innovazione, nella rigenerazione urbana, nell'innovazione, nell'apertura al mondo, riesca a immaginarsi un futuro di questo tipo, altrimenti continueremo a frammentarci in tanti microcosmi, diciamo così, e col risultato che già adesso abbiamo davanti agli occhi, quindi più che un'immagine e un auspicio. Va bene, grazie. La ringraziamo, per il tempo che ci ha dedicato e per gli spunti che sicuramente ci ha dato e che forse aiuteranno a creare questa visione. Spunti da non addetto ai lavori. Grazie mille, Presidente. Migliori. Di cui grazie abbiamo mille. Bisogno, grazie. Buona serata. Tanto abbiamo finito, no? Dico solo una cosa in conclusione. Sì. Questa conversazione, no, che come dire, ho molto apprezzato, come dire, il fatto, no, mi permetto di dirlo, non l'ho detto a nessuno, mi marco nel testimone, il fatto, come dire, molto colpito il fatto come lei non sprechi mai una parola, cioè è proprio, come dire, no, è una qualità rara, e mi viene in mente... Da buon diplomatico però, no? No, esatto, io una volta, come dire, non so se è una leggenda metropolitana, ma non mi ricordo chi, tanti anni fa, non mi ricordo se era un ambasciatore, un assistente di un ambasciatore, mi raccontò questa leggenda metropolitana che poi trasferisco agli studenti, che questo percorso formativo, come dire, di chi lavora per... nell'ambito diplomatico ci sia una serie di esercizi che vengano fatti di raccontare una notizia in, come dire, in forma sempre più sintetica, come dire, questi esercizi, guardi, è successa questa cosa, lei ha, deve raccontarla al responsabile dell'ambasciata e c'ha un minuto, poi deve raccontarla all'assistente dell'ambasciatore e avrà 30 secondi e poi deve raccontarla all'ambasciatore e avrà solo 10 secondi. No? E allora ogni tanto agli studenti dico, immaginatevi, adesso non so se questa leggenda sia vera, o, però dico, immaginate questa condizione ideale, e quindi voi dovete avere la capacità di esprimere un concetto, se avete 2 minuti, le 20 minuti, se avete 30 secondi, in 30 secondi, se ne avete 10, 10. Allora, come dire, però è sempre rimasto lì, un ragionamento in linea puramente teorica. Devo dire che invece questa conversazione mi ha dato questa piacevole, come dire, conferma. Quindi questa è una cosa che mi ha molto colpito. Ma devo dire, posso, intanto la ringrazio professore, posso reciprocare con quello che si dice della diplomazia vaticana, ma credo che possa essere facilmente mutuabile. Cioè il minutante scrive una nota di 3 pagine su un argomento, il suo capo ufficio la riduce a una pagina e mezza. Il ministro, diciamo, degli esteri porta una pagina al segretario di Stato e il segretario di Stato dice una parola all'orecchio del pontefice. Esattamente. Perfetto. Va bene, grazie a tutti allora. Grazie, a presto, un saluto a tutti. Buonasera. Grazie.